In una pentola capiente metto 1 litro di vino primitivo di Manduria con 800 g di zucchero e 120 ml di acqua a temperatura ambiente. Metto sul fuoco a fiamma media, porto ad ebollizione mescolando di tanto in tanto. Lascio sobbollire per almeno 10 minuti, dopodiché lascio raffreddare per bene. A questo punto unisco l'estratto per liquore sherry e l'alchermes. E 400 ml di alcol puro a 95 gradi per liquori. Mescolo per bene ed imbottiglio. Il liquore sherry fatto in casa a me piace particolarmente. Ci sono diverse ricette. Io mi sono fatta un'idea ed ho scelto una ricetta semplice. Una volta preparato può essere conservato in frigo o in freezer per un anno. Può essere consumato da subito, non ha bisogno di riposo. Miei cari amici, questo liquore è ottimo come fine pasto, perfetto come idea regalo.